Buongiorno ragazzi, oggi vi mostro come preparare gli gnocchi a casa. Abbiamo già lessato 700 g di patate, sono circa 5-6 patate in base alla grandezza, le abbiamo passate nello schiacciapatate e ora le andiamo a preparare insieme alla mamma che è abituata a farle. Le patate sono ancora calde perché non si devono raffreddare del tutto. Le rovesciamo sopra il piano di cottura e iniziamo a lavorarle. Allora, in questo momento le sta allargando per farle raffreddare un altro pochino. Facciamo vedere come si fa la vecchia maniera tradizionale. Caserecce. Come sempre, mamma, se vuoi puoi parlare, mettiamo un pochino di sale. Mettiamo un uovo. Lo schiacciamo e lo allarghiamo. Iniziamo a incorporarlo in mezzo alle patate. Iniziamo a incorporare un po' alla volta la farina. Il segreto per degli gnocchi morbidi è non usare troppa farina e non lavorarlo troppo. Diciamo che su 700 g di patate lesse ci andranno circa 300 g di farina. Guardate la tecnica che usa per impastare, in modo che ingloba tutto subito senza lavorarla troppo. La farina sulle mani serve per pulirle, che come vedete a contatto con la farina la pasta si stacca dalle mani e poi si va a continuare a inglobarla. Questa è la ricetta classica dei gnocchi abruzzesi. Vedete come distende, poi prende due lembi e li porta al centro? Questa è una tecnica che praticamente viene normalmente chiamata piega, che dà forza all'impasto. È una tecnica che viene usata anche per fare il pane. Il panetto è pronto e ora lo andiamo a tagliare. Lasciamo riposare qualche secondo. Ah, no, prima lo lasciamo riposare per un po' di tempo, qualche minuto almeno, Coprendolo. coprendolo con un canovaccio. L'impasto ha riposato e ora lo andiamo a lavorare. Mettiamo un pochino di farina sulle mani e andiamo a tagliare l'impasto. Ne stacchiamo un pezzettino e andiamo a formare un cilindro. Stendendolo delicatamente. Infariniamo un vassoio dove mettere i nostri gnocchi. Poi scegliete la grandezza che volete per gli gnocchi. Potete farli più piccoli, tipo le chicche, o potete farli più grandi. Ora andiamo a fare la versione classica. Tagliamo in diagonale circa 3 centimetri. Mamma li fa belli grossi. Mescoli classici. Ribadiamo, quelli classici abruzzesi. O con questo legnetto che è specifico per fare i gnocchi e la Per pasta, farlo oppure ricamato. per farlo ricamato. Ora mamma mi fa vedere come si fa.
Ah, ma quello devi fare, che sennò non si vede l'inquadratura. Allora. Prendete uno gnocco e poi lo andate a incidere con la mano al centro, leggermente. E così gli fate il ricciolo. Quanto tempo ho passato a fare questi ricciolini ogni settimana a fargli gli gnocchi? E qui c'è il giovedì classico gnocchi. Ed ecco, questa è la forma dello gnocco. Li mettiamo nel vassoio, li allarghiamo, non li facciamo attaccare, ci mettiamo sopra un pochino di farina in modo che non si attaccano e continuiamo con gli altri. Diciamo che questo è il quantitativo per una porzione di gnocchi, la morte loro e con il sugo alla salsiccia, ovviamente, ma potete farlo come preferite. Noi facciamo dosi abbondanti, ma comunque sia con questo panetto dovrebbero mangiarci abbondantemente 4 persone. Questo è tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale, passate una buona Pasqua e se volete preparare gli gnocchi abruzzesi tipici, questa è la ricetta da seguire e ci vediamo alla prossima. Ciao!